tutti e benvenuti in questo nuovo video slime. Oggi nuovo video slime con le vostre ricette, quindi incominciamo subito. Prima di incominciare però vi ricordo che se volete anche voi che realizzi la vostra ricetta personalizzata dovete iscrivervi al canale, mettere un bel like, lasciare un commentino qui sotto e scrivermi appunto la vostra ricetta. Mi raccomando, attivate le notifiche e se vi va seguitemi su Instagram, mi trovate come @ciancinina. E incominciamo subito. La ricetta di oggi è di Filippo Fuccillo, che ci dice di fare lo slime con farina e dentifricio. Quindi incominciamo subito. Vado a prendere la farina e ne metto un bel cucchiaio. Ne metto un bel cucchiaio, così, all'interno. E poi utilizzo il dentifricio, io utilizzo la Z White. Ne metto un po' così, voilà, e il composto è circa questo. E ora incominciamo a mescolare e andiamo appunto a mescolare facendo così, quindi andando a pressare prima il dentifricio nella farina. E vedrete che rimane un po' appiccicato, quindi continuiamo finché viene un impasto omogeneo. Quindi continuo vi ricordo appunto di lasciarmi la vostra ricetta qui nei commenti, così le proviamo subito nei video di domani o nei prossimi video. Adesso sono tornata pubblicando un video tutti i giorni di slime e anche video extra che mi richiedete, come ASMR, ricette beauty, makeup o altri video. Mi piacerebbe fare dei vlog, fatemi sapere se volete vedere i vlog. Anni fa volevate vederli. Ora inizio con le mani. E poi tra un po' aggiungiamo altro dentifricio, quindi anzi, lo aggiungiamo subito. Ecco qua. Adoro la consistenza di questo dentifricio perché è proprio colloso, diciamo. E quindi lo slime viene un po' meglio. Continuo. Ogni tanto presso anche e ora vado avanti così. Sposto un po' indietro per farvi vedere meglio. E ora aggiungo altro dentifricio. Ne ho messo un bel po', come potete vedere ne ho messo un po' e andiamo avanti. Ecco qui il risultato finale, è davvero bellissimo, potete giocarci così, potete anche aggiungere se volete, se vi va, del colorante del colore che più vi piace, nel colorante alimentare oppure della tempera. E ecco qui, quindi ringrazio per questa ricetta, io adesso continuo a giocarci, è troppo bello. E rimane proprio la farina che ho usato io, la farina per pizza, quindi rimane proprio tipo sabbioso, non è una farina normale, mi sono dimenticata di dirvelo all'inizio, è per pane e pizza, però dovete controllare che sia la farina gialla di tipo di grano tenero, mi pare, che rimane più morbida. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio.